Possiamo dire che inizia la tua seconda parte di carriera a Brescia, Federico. Sono state un po' tante, un po' troppe disavventure ultimamente per te. Ma sicuramente per me è stato un tra virgolette liberatorio perché ci tenevo a fare bene, ci tenevo a segnare perché nella mia avventura a Brescia ne ho fatti sempre tanti, ultimamente mi mancava un po', speriamo che sia un gol che mi sblocca anche a livello emotivo, come dicevo prima sono stati per me mesi difficili perché non ho potuto esprimermi al meglio, vengo da 2 anni dove non sono contento, ecco, soprattutto delle mie prestazioni, ho avuto purtroppo tanti infortuni, ho avuto il Covid e spero che oltre il gol sto cercando di mettere mattoncino per mattoncino di tornare il Dimitri che tutti conoscete, oltre, come dicevo, indipendentemente dal gol, ma soprattutto a livello di prestazioni, a livello di grinta, e secondo me quella è la cosa fondamentale. Poi il gol, diciamo, è un po' la ciliegina sulla torta, però tengo veramente a dare tutto in campo e purtroppo per demeriti miei non ci sono riuscito e adesso piano piano sto cercando di tornare sui miei livelli. Ringrazio oltre la mia ragazza, la mia bambina, i miei genitori, mio fratello che mi sono stati vicini, ringrazio tantissimo la squadra, il mister, la società che mi è stata vicina nonostante le prestazioni, ecco, erano più che deludenti e adesso cerco piano piano di ritornare, come dicevo, quello che siete abituati a vedere, ecco. Ma non parlo di gol, non parlo di giocate, ma parlo più di grinta, più di voglia, più di volontà, questo, ecco, è quello che cerco di mettere in campo. Quanto ti aiuta anche la Ma testa? sicuramente nel calciatore la testa è tutto, e uno può parlare di condizione, di testa, ecco, ma la testa è quella fondamentale che ti permette di giocare con entusiasmo, di giocare con voglia, di essere decisivo, che non vuol dire con una giocata tecnica, perché gli errori tecnici quelli che ci possono stare, ma sicuramente da un punto di vista caratteriale è quello che sono mancato di più, è quello che mi è più dispiaciuto. Adesso piano piano sto cercando di ritornare ai miei livelli. Il gol di oggi spero che sia uno slancio, però quello, come dicevo prima, l'importante è la prestazione a livello caratteriale, a livello emotivo, quella non deve mai mancare. Purtroppo non sono stato bravo perché è mancata e cercherò di dare quello. Poi a livello tecnico ci sono molti giocatori più forti di me, ci sono giocatori determinanti, io cerco di aiutare con il mio temperamento, con la mia grinta, con la mia corsa che mi ha sempre contraddistinto. Tra l'altro dicevo, la gol l'avevi sfiorato poco prima, un po' la spinta di spinta, avrei pensato, ecco, di nuovo proprio presa di spinta forte. Sulla partita volevo chiederti, Brescia ha cominciato ad essere più pericoloso per mettere in bici l'acqua, è stato più rapido? Sì, sicuramente, come ho sempre detto, le partite di Serie B sono tutte difficili. Oggi abbiamo una grande squadra. Non era facile imporre il nostro gioco, ma penso che ci siamo riusciti. Abbiamo avuto occasioni, come la mia all'inizio del primo tempo per vincerla. Siamo stati bravi che quando abbiamo subito gol, rispetto anche alle passate stagioni, magari ci deprimevamo e non riuscivamo più a avere quella reazione. Oggi penso che la reazione c'è stata perché dopo il mio gol abbiamo avuto anche una occasione, volevamo andarla a vincere. Però penso che sia un pareggio e una prestazione da cui ripartire. Adesso ci aspetta questo ciclo di partite, di cui due le abbiamo affrontate, abbiamo fatto secondo me 2 ottime prestazioni, dobbiamo dare continuità ai risultati, la Serie B è lunga, come sempre detto, ci vuole tanto equilibrio. Non ci dobbiamo esaltare se adesso abbiamo vinto il derby, abbiamo fatto un bel pareggio con la Cremonese, non ci dobbiamo deprimere quando abbiamo fatto 2 brutte sconfitte. Dobbiamo rimanere uniti, concentrati e il lavoro settimanale è quello che costruisci per un grande risultato. Dimitri, la sostituzione di Perugia ha fatto scattare qualcosa in te? Ma sicuramente con il rigore ho, diciamo, un po' toccato il fondo, mi sono un po', ho parlato dentro di me, mi sono analizzato e ho detto che, cioè, se volevo continuare a giocare per il Brescia, se volevo onorare questa maglia, doveva scattarmi qualcosa. Poi ho la fortuna di avere una ragazza e adesso anche una figlia che mi danno questa forza. Ho i miei genitori che veramente mi sono sempre di supporto e cercano di tirare fuori il meglio di me. Ho un grande fratello e grazie anche alla mia famiglia sto cercando di venire fuori da questo momento difficile. Ripeto,
oltre il gol io guardo la prestazione e devo ancora migliorare, devo ancora fare meglio e spero che questo gol mi permetta di essere un trampolino per le prestazioni, ecco, poi i gol, le giocate, quelle arriveranno, ma come dicevo prima, il temperamento quello e la grinta non deve mai mancare. Ma c'è stata davvero la possibilità che tu lasciassi il Brescia quest'estate? Perché al di là di tutto un Brescia senza Isoli è difficile da immaginare per tutti. Ma questo non te lo so dire perché io onestamente le voci di mercato non le ho mai sentite, non le ho mai seguite, ho cercato sempre di rimanere concentrato, ho parlato con il mister che lui mi dà la sua fiducia e quindi non è, tra virgolette, le mie cattive prestazioni non sono dipese da quelle, io sono rimasto sempre concentrato, purtroppo ho pagato anche questo inizio d'anno un infortunio un po' difficile, ma il mercato non ho mai pensato, veramente io alla città di Brescia, a questa società, devo tanto perché comunque mi hanno formato come giocatore, ma soprattutto come uomo. Spazio per l'ultima, sì, l'ultimissima. Spesso gli altri anni che sulla destra, adesso in questo 183 parti sempre da sinistra. Non è che sei arrivato a fare un sacco di ruoli, però c'è qualcosa che è cambiato nella tua. Ma diciamo che abbiamo un modo di giocare, adesso il mister ha uno schieramento tattico che non so se vuole che si dica, però è un po' diverso e sono più, diciamo, insieme a Van de Looy mi occupo del, tra virgolette, io del lavoro sporco, Tom quello di impostazione. Ha detto anche D'Angelo l'altra volta, ce l'ha proprio detto in conferenza stampa. È un ruolo che a me piace, che cerca, soprattutto in un momento per me difficile, è un ruolo che devi essere concentrato, devi essere sempre sul pezzo, devi essere roccioso, ma è un ruolo che a me piace, secondo me mi sto trovando bene, ecco, infatti le ultime due prestazioni, secondo me, indipendente dal gol, sono riuscito, non ti dico a giocare bene, ma a fare un po' meglio rispetto alla mezzala destra che facevo abitualmente, quindi sono contento e il mister e il suo staff cercano di darmi sempre una gran mano insieme ai miei compagni che anche loro devo ringraziare che mi hanno sempre dimostrato la loro fiducia. Grazie. Grazie.